È un lavoro che è stato proposto e promosso dall'Ordine degli Ingegneri ed è stata accolta questa tematica così importante come quella dei cambiamenti climatici dalla nostra docente, la professoressa Costanza Cicerchia, che l'ha, diciamo così, poi attuato nelle tre classi prime dell'Istituto Genga, del settore tecnologico del Bramante Genga, quindi nella prima G, nella prima H e nella prima DCAT. La docente, coadiuvata poi dai suoi collaboratori, la professoressa Pensalfini Silvia e la professoressa Michela Iacomucci. I ragazzi hanno fatto degli incontri dal mese di febbraio, un po' in presenza, un po' a distanza, perché naturalmente la situazione emergenziale, no, ha un po' cambiato anche le carte in tavola. E hanno lavorato poi alla realizzazione di alcune parti, no, di questa mostra, che sarà visitabile fino a sabato anche dagli esterni di pomeriggio. Al mattino lasciamo spazio ai ragazzi della scuola, al pomeriggio invece agli esterni, e sabato chiudiamo l'ultimo, diciamo, ingresso, potrà essere alle 11 perché la visita dura circa un'oretta. Abbiamo sempre cercato di dare la massima informazione possibile alle scuole e ai ragazzi perché possano crescere consapevolmente all'interno di un sistema molto fragile, molto debole, ma che va rispettato e utilizzato nelle migliori condizioni, che è l'ambiente. Parlare ai ragazzi significa parlare dell'ambiente per loro nel loro futuro, e sono loro che hanno i maggiori diritti di vivere in un ambiente che venga preservato nelle migliori condizioni possibili, indipendentemente da quelle che possono essere situazioni che fanno capo alle economia, la finanza, altre cose, ma l'ambiente deve essere un elemento con un rispetto prioritario rispetto a tante altre cose. La mostra parla di cambiamenti climatici, di mondo che cambia e del rapporto tra uomo e natura. È una mostra che è fatta in modo artigianale, con il contributo dei ragazzi, quindi da un vecchio allestimento che ha aperto il progetto l'anno scorso, siamo arrivati a questo allestimento di quest'anno, che si è riempito delle idee dei ragazzi. Con i ragazzi abbiamo lavorato a distanza in questi mesi e finalmente li vediamo. È stata una cosa molto importante e emozionante, perché appunto quest'anno è stato duro per tutti essere così lontani, poter essere di nuovo qui in presenza è importantissimo, fare capire che le cose si possono fare. I ragazzi hanno lavorato con immagini, con idee, con riflessioni rispetto a questo problema, a questo tema di cambiamenti che coinvolgono tutto il mondo e tutti gli aspetti della vita. Quindi è un momento di incontro fra generazioni, tra professionisti già affermati e ragazzi, tra scuola e territorio, tra persone e cittadini che possono far qualcosa, possono e devono far qualcosa.